tornati sul canale e benvenuti in un nuovo unboxing di uova di Pasqua. Oggi andiamo ad aprire insieme l'uovo dei Pokémon. Guardate che carino, questo qua, Pokémon con il Pikachu e della Kinder Gran Sorpresa Things. Allora, ho già visto le sorprese in qualche altro video e devo dire che sono carine, ma non mi hanno fatto impazzire. Allora, so che si possono trovare tre opzioni, diciamo, quindi Pikachu, Gengar o Jengar. Io ho sempre detto Jengar, ma molti dicono Gengar, quello viola, oppure Bulbasaur. Ok, se troverò Bulbasaur mi sta venendo un po' un dubbio, perché ho messo il green screen e non vorrei facesse disastri. Comunque, vabbè, al limite faccio mezzo e mezzo. Vediamo. Comunque, sinceramente forse vorrei proprio trovare Bulbasaur, perché oltre a una sorpresina che ha, diciamo, particolare, al portamonete, che secondo me è davvero molto carino. Invece gli altri due, da quello che ho visto, sono dei portacellulari con la figure del Pokémon. Ma direi di andare ad aprire questo bel super uovo. Questo è grandissimo, infatti è, mamma mia, bello grande. La cioccolata Kinder è buonissima, quindi ormai lo sapete. E andiamo a vedere. Allora, com'è qua? C'è lo scotch, ok. Eccolo qui, guardate che bello. Queste uova sono bellissime, guardate come sono belle lavorate. Le adoro, sinceramente. Ah, che profumo! Come sempre ho la mia ciotola, vado a rompere la ciotola, nella ciotola l'uovo. Ok, uovo rotto. Questa è la sorpresa. Allora, non lo so, a mio sentore penso di aver trovato Gengar o Gengar, ma già quando non l'ho spacchettato, cioè già prima, non lo so, però, boh, andiamo a vedere. 3 ore per aprirlo? No, vi prego. È difficilissimo aprire queste uova, ci vuole un attimo. Voilà, come per magia è sparito lo sfondo diverso ed è tornato quello solito, perché come ho detto forse poteva fare casino. Lasciamo perdere, vediamo che cosa abbiamo trovato in questo uovo di Pasqua dei Pokémon. Ho trovato quello che volevo, ovvero Bulbasaur, yes! Allora, diciamo che mi piaceva di più come sorpresa, per il semplice motivo che secondo me è quello più utile, perché è un portamonetine o porta, non so, cuffiette, eccetera. Guardate che carino che è, molto ben fatto, tra l'altro, molto bello. C'è Bulbasaur da questa parte con il logo della sfera Poké e dietro ci sono le tre evoluzioni, quindi Bulbasaur, Ivysaur e Venusaur. Poi insieme ci sono questi che sono due tipo joystick da appiccicare da parte al telefono e viene più comodo tenerlo in questo modo e giocare. In effetti sono davvero comodi, vedete, si tengono molto bene e appunto anche la diciamo, checklist che c'è, fa vedere che serve proprio per questo. Oltretutto ci sono, vedete qua, lo fa vedere meglio ancora. Oltretutto ci sono anche il QR da scansionare su questo tagliandino qua, dove si va appunto a, si deve scaricare l'app App Play Do. Kinder.com e ti fa fare un gioco. Ora io non posso provarlo adesso, però so che ci sono sempre questi giochini della Kinder, anche nelle uova Kinder, gli ovetti Kinder normali. E nulla, carino, secondo me è una sorpresa carina e boh, mi piacevano. Sapete che a me piacciono i Pokémon, quindi boh, ormai lo sapete. E nulla, nelle altre versioni c'era Gengar o Jengar, io lo chiamo Jengar, e Pikachu che facevano, diciamo, tutta una struttura particolare che potevi metterci il cellulare, quindi tipo portacellulare. Però io, come ho detto, preferisco questa. Bene, ragazzi, fatemi sapere in un commento se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like, un bel commento qua sotto, condividete il video se vi va sui vostri social e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Ciao a tutti e alla prossima!